ti mostro come cucinare questo favoloso risotto ai funghi e salsiccia. Hai visto come salta all'onda? Questi sono tutti gli ingredienti, ma fra poco li guardiamo nello specifico. Ho sbudellato la salsiccia perché per comodità è meglio andarla a sgranare direttamente sul tagliere. La taglio e la divido con il coltello, così durante la cottura è più facile ottenere dei pezzettini piccoli senza stare troppo a dividerla mentre cuoce. Comunque, la salsiccia va cotta con un pizzico di burro fino al cambio di colore. Appena la salsiccia cambia colore, bisogna bagnare con del vino rosso. Bisogna fare sfumare il vino. Quando il vino si è assorbito, bisogna mettere la salsiccia da parte per dopo. Io metto la salsiccia nel piatto perché essa deve cucinare poco, altrimenti la sua carne non rimane tenera ma si indurisce. Prendo un pezzo di cipolla che dopo aver scamiciato va tagliato a pezzettini. Io ti consiglio di conservare la cipolla in frigo e di tagliare la cipolla mentre essa è ancora fredda. In questo modo i gas che si sprigionano dalla cipolla fanno piangere di meno. Tolta la cipolla dal tagliere, io ora vado ad utilizzare 3 piccoli spicchi di aglio. Regolati tu quanti ne vuoi usare in base alla dimensione dei tuoi spicchi. Comunque, dopo aver scamiciato l'aglio, bisogna tagliarlo a pezzettini. Il tutto va messo in padella con un altro po' di burro prelevato dai 40 grammi iniziali pesati prima. Ora bisogna far soffriggere tutti e 3 gli ingredienti. Il tempo per il soffritto varia dai 10 minuti ai 15. L'aspetto della cipolla deve cambiare, quindi deve imbiondirsi. Lo senti anche dal profumo quando il soffritto sarà pronto. Cuoci a fuoco basso e mentre soffriggi è importante mescolare di continuo per evitare di bruciare la cipolla. Ho appena messo in padella il riso, potresti tostarlo, ma io sinceramente non ne noto alcuna differenza quando il riso trovato al supermercato io lo vado a tostare oppure no. I funghi champignon vanno puliti, quindi con un coltello bisogna eliminare la parte bassa del gambo, quella dove vedi che c'è la terra. Successivamente io lavo i funghi sotto l'acqua corrente, andando a strofinare i funghi con le mani e le unghie per eliminare bene la terra. Questa pulizia fatta a vista e certosina la faccio con ogni fungo che vado ad utilizzare. I funghi devono essere tagliati. Io li vado a tagliare a fette, come stai vedendo. Li vado a mettere direttamente in padella con l'acqua. A questo punto sono andata a ricreare il brodo direttamente in padella, mettendo un pezzo di dado vegetale e un pezzo di dado ai funghi porcini. Questo per dare un'ulteriore bontà al risotto ai funghi. Ora bisogna portare a cottura il risotto. L'acqua la devi aggiungere poco per volta, mentre il riso cuoce. Per aumentare la cremosità devi mescolare di continuo affinché i chicchi di riso, sfregandosi tra loro, possono rilasciare il loro amido, che legandosi con il burro, questo è in grado di rendere il risotto ancora più cremoso. Quando il riso è cotto, si può rimettere in padella la salsiccia e mantecare il risotto ai funghi e salsiccia, mettendo in padella una spolverata di grana padano. Io utilizzo quello da grattugiare al momento e il burro che abbiamo avanzato prima. Dopo aver mantecato e mescolato tutti gli ingredienti, ho messo del pepe nero già macinato. Io ho defogliato del prezzemolo. Ci servono le foglie più belle che vanno tritate. Per farlo io utilizzo una mezzaluna doppia per poi andarle ad aggiungere al risotto una volta che il fuoco è spento. Le foglie di prezzemolo vanno aggiunte a fuoco spento perché l'elevata temperatura del fuoco acceso va a rovinare il prezzemolo, andando a denaturare la vitamina C. Eccolo, un favoloso risotto all'onda. Ciao, buon appetito!